da che mondo è mondo, la famiglia è un padre, una madre con i figli, i nonni e i nipoti, e una relazione che si allarga. Certo, possono esserci anche delle convivenze non familiari e vanno anche regolate, ma la famiglia è il motore della società proprio perché non si rinchiude solo nel circolo di un gruppetto piccolo, ma è il motore della società. Costruisce generazioni, custodisce la creazione e in qualche modo fonda la cultura, le tradizioni, proprio perché la differenza tra l'uomo e la donna deve generare dei figli e produrre generazioni. In questo senso non ci si sposa solamente per se stessi, ci si sposa per rendere il mondo storia, per rendere il mondo generazioni, per rendere il mondo un luogo dove uomini, donne, piccoli e grandi e chiunque altro possa trovarsi in famiglia. In questo senso c'è una relazione importante da instaurare tra la famiglia, uomo, donna, figli, e la società, perché c'è come un legame indissolubile tra la famiglia, come l'ho prima menzionata, e l'intera società, fino alla società delle nazioni. Ecco perché Papa Francesco vuole dare vigore alla famiglia come motore della società e della storia. Ed è importante che le Nazioni Unite esaminino questo tema senza dimenticare i diritti di altre situazioni. Il problema è scoprire nella famiglia il motore della storia. Si possono aiutare altre convivenze non familiari, anzi, si debbono aiutare, ma quel che conta è comprendere che alla famiglia, alla grande alleanza tra l'uomo e la donna, è affidato il compito di custodire la creazione e anche di generare le diverse generazioni, le diverse età della storia umana.